Il Gubbio dunque ha battuto largamente la Recanatese 3-1 con i gol segnati da giocatori importanti, anche nuovi per la verità, perché dopo il rigore di Chiericho al settimo ha segnato Bernardotto al 26esimo e nel recupero del primo tempo anche l'ultimo alto arrivo dal Cesena Pumbu, centrocampista. Alla Recanatese di Giovanni Pagliari è rimasto solo la soddisfazione del gol della bandiera, siglato dal capitano Sbaffo, uno dei migliori per continuità, ma nella circostanza, forse perché era ex e ha sentito la partita più del dovuto, non è stato lucido e brillante come in altre circostanze. Con questo successo, ovviamente Piero Braglia festeggia il suo 69esimo compleanno, accaduto proprio nella giornata della partita, con una bella vittoria. Il Gubbio si conferma in casa squadra pericolosa da 17 turni. E continua ad ottenere risultati positivi e ad ora la classifica del girone B della Serie C è completa, nel senso che non ci sono recuperi da effettuare. Quindi il Gubbio è settimo, il Perugia è quarto, il Perugia si giocherà la sua posizione di classifica con il Pescara lunedì prossimo, col Pescara, perché se dovesse vincere la squadra adriatica raggiungerebbe in classifica il Perugia. La squadra di Formisano ha ingaggiato il difensore atteso, che è l'olandese Noah, cioè Noé Lewis. È un difensore esterno destro del 2000, quindi è anche giovane ed è molto alto, 1,94 m, e con questo la squadra spera di aver completato la propria rosa. Ora si vedranno le uscite, già si parla di Acella, di Giannoni. La situazione è abbastanza complessa, ma queste sono cose che si vedranno nei prossimi giorni. Per ora la situazione è questa.